Nella nostra ricerca di libri eccezionali ma sconosciuti al Portalettere è oggi il turno di un libro scritto da un francese, Brice Mathieu-Seun, il cui titolo La vendetta del traduttore è tutto un programma. Non solo perché l'autore è uno dei più importanti traduttori dall'inglese al francese della recente letteratura francofona, ma anche perché pone l'accento e l'attenzione ad uno dei lavori, dei mestieri, delle professioni meno note al pubblico, ma più importanti ai fini della fruizione, come dicono i sociologi, di un libro, il traduttore. Mentre infatti quasi tutti noi conosciamo il nome dell'editore, conosciamo il nome non solo ovviamente dell'autore, ma anche gli eventuali premi che un grande libro, un libro importante, ha ottenuto nella sua storia, pochi di noi conoscono il nome dei traduttori che hanno permesso a quel libro di diventare noto e utilizzato nelle singole e diverse nazioni. Certo, quando ripensiamo a Proust e alla sua recherche, tutti noi sappiamo che due sono state le grandi traduzioni italiane, quella nell'immediato dopoguerra, a firma di Natalia Ginzburg, che è stata la prima che ha portato la grande opera francese in Italia, e successivamente, quando Proust è arrivato ai meridiani, è stato grazie alla grandezza di un critico, letterato, poeta come Raboni, che ha dato una nuova freschezza, una nuova vitalità al grande testo proustiano. Ma se si accettano questi emblematici esempi o altri casi, come non scordare per esempio quando l'Einaudi decise di affidare a dei grandi scrittori la traduzione di altrettanto grandi scrittori, per cui ci troviamo di fronte a Calvino che traduceva Stevenson, piuttosto che a Sanguinetti che traduceva Conrad, è difficile che nel nostro immaginario il nome del traduttore rimanga. E proprio per questo motivo Brice Mathieu-Seun, in questo libro uscito recentemente presso Marsilio, decide di prendere finalmente, di diventare il Robin Hood dei traduttori. Questa infatti è la storia di un traduttore che si ribella a un testo ritenuto dal suo traduttore, a torto o a ragione, brutto, orrendo, incompleto, incapace di dare vivacità ed emozioni, anche in molti casi addirittura sbagliato per l'ortografia, per la sintassi e anche per le citazioni non giuste, non appropriate. E proprio per questo motivo, piano piano, la parte in fondo, quella che il traduttore ha a sua disposizione, in cui c'è scritto NDT, nota del traduttore, e si dice, in questo caso ad esempio lo scrittore si riferisce al noto libro di Jonathan Franzen, il nostro Brice Mathieu-Seun piano piano dalle due righe della prima pagina diventano 3, 5, 7, fino a che piano piano si impadronisce della pagina intera, si impadronisce del testo, lo modifica, lo fa diventare un'altra cosa, diventa il suo libro. È il caso in cui il traduttore decide di forzare gli eventi, di forzare la mano e di diventare lui l'autore di questo libro. E' è a quel punto che piano piano il nostro lettore, che ha iniziato a leggere un libro e le note a piedi pagina, comincerà a leggere solo le note a piedi pagina e si renderà conto che la sua attenzione, la sua voglia di scoprire, la sua voglia di leggere non sarà più legata al testo originale, ma a quelle del traduttore, perché in un intrigante meccanismo dove si legano citazioni erudite, richiami a libri altrettanto importanti, modifiche al testo e un nuovo modo addirittura di interpretare alcune pagine del testo stesso, l'attenzione, l'amore arriverà verso ciò che è stato, non verso ciò che è da tradurre, ma ciò che il traduttore ha pensato bene di utilizzare per spiegare meglio un testo che lui ritiene scadente, non all'altezza. E forse nessuna vendetta è migliore di quella di un traduttore che si sostituisce al tradotto e che decide di vendere se stesso e la propria opera al lettore, a dimostrazione che molte volte queste figure oscure, sconosciute, che nessuno pensa che esistano, sono la chiave di volta per interpretare il successo o l'insuccesso di un libro, la correttezza o meno di qualcosa che si viene venduto. E in questo caso è dolce credere che il traduttore possa
aver sostituito il tradotto e sia diventato lui stesso l'elemento di fascino di quel libro.